molto piacere partecipare alle prossime edizioni. Per questa ragione sono andato da lui e gli ho fatto qualche domanda, l'ho lasciato parlare e ci racconterà quello che ha vissuto in quegli anni. E quindi mando in onda il filmato. Buongiorno signor Jerry Douglas. Siamo col signor Jerry Douglas che nel periodo del Project Blue Book ha fatto parte dell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Chiederei al signor Jerry Douglas che cosa si ricorda di questi fatti, di questi eventi. Allora, il tempo era la fine del 1965, l'inizio del 66. Mi trovavo in Oregon, un base aeronautico in Oregon, e come secondo e terzo lavoro era assistente in Project Blue Book di un capitano. Lui aveva responsabilità di riportaggi, di dire tutto e fare investigazioni su tutti quelli che veniva mandato di noi, dei cittadini in quella locale. Ricordo che siamo in Oregon, un posto molto montagnoso, molto montagna, è un posto bellissimo. Quello che mi ricordo specifico, forse lo racconto più vicino se vuoi, è una sera, verso le 10 di sera, riceviamo una telefonata di un ragazzo che avevo 12-13 anni massimo, che era insieme a sua mamma in sua fattoria. In la montagna, alla base di montagna lì vicino, in Oregon. E lei, tutto preoccupato, tutto panico, descrive un disco volante che aveva intrappolato suo padre nel loro giardino con una luce e lui non riusciva a muoversi. E ha chiamato l'aeroporto più vicino, che era noi, e è stato passato noi perché era Project Blue Book. Noi prendiamo una macchina ufficiale dell'aeronautico e andiamo verso questa fattoria, questa farm, e mentre che arriviamo in una distanza meno di mezzo miglio lontano, 500 metri più o meno, vediamo qualcosa che parte velocemente, e quando arriviamo troviamo questo contadino con sua moglie e sua figlia, e lui racconta di essere stato immobile, non poteva muoversi di sotto queste grandi luci. E noi abbiamo preso tanti quello che loro hanno sentito, abbiamo scritto, abbiamo mandato il Project Blue Book, mandavo tutto in Cheyenne, Wyoming, dove era la comando, e è passato due mesi, un po' di più, l'aeronautico ha detto che questo è stato un balloon di quel tipo che si misura la temperatura, la velocità del vento e tante cose, che non avevo niente da fare con quello che abbiamo visto noi o quella che è l'esperienza di questa famiglia. Un'altra volta avevo visto su un schema radar una traccia, si chiama un tratto, un UFO in questa istanza, che vuol dire Unidentified Flying Object, su radar, non l'ho visto in persona, che è partito di California intorno a Los Angeles e è passato la 1000 km un po' di più in circa 8 minuti, attraversato tutto il radar della zona della California, della Northern California, poi dell'Oregon, e non ho mai avuto un'esplanazione di nessuno cosa poteva esserci. Allo stesso tempo, in gennaio o febbraio, non mi ricordo esattamente, di 66, venne la notizia che un UFO è caduto in Florida in quei tempi, e questo è un messaggio che viene mandato, credo, a tutti quelli che lavoravano con Blue Book. Subito mentito che non era vero, con un altro messaggio.
però la prima massaggio abbiamo visto in tanti. E questo finora è mia esperienza canufo, canelliani se vuol dire quello. E si chiude questo intervisto, se va bene, dicendo che chiunque che crede che noi siamo l'unica vita in tutte le diverse università dimensionali che c'è, è come quello che crede che la Terra è piatto. E la Terra non è piatto e noi non siamo soli. Direi che è un'ottima conclusione. Jerry, una domanda. Che impressione hai avuto in quel periodo quando lavoravi nel Project Blue Book? Gli ufficiali, i militari che lavoravano, che atteggiamento avevano nei confronti del fenomeno UFO? Quelli che lavoravano in campo, dici, quelli che erano fuori, credevano e cercavano soprattutto di tenere calma i civili, però l'obiettivo sembrava di esserci di far sentire sicuro il popolo. Infatti, se uno pensa bene, il problema più grande degli alieni se arrivano sarà il panico che facciamo noi stessi, quello che si crede che finisce il mondo, quello che crede che qualcosa cattivo, anche quello che credono che qualcosa buono capiti dopo, se cambia qualcosa. Il panico, il popolo che non è più di sotto qualche potere, che non c'è più regola, che non c'è più rispetto per niente. E questo è un grande terrore, se uno vuol dire, di tutti i governi, di tutta la parte del mondo. E anche giusto che così deve essere preoccupato. Cioè, è la perdita del controllo sul pubblico, sulla gente, che ovviamente crea problemi e preoccupazioni presso chi governa. Noi siamo la migliore in universo fino a che siamo soli. Certo. Io ringrazio Jerry Douglas di questa testimonianza e speriamo di avere la tua presenza in uno dei prossimi nostri convegni. Speriamo anche. Bene, grazie. Diciamo che questa brevissima intervista, questo brevissimo resoconto è una bella testimonianza, perché appunto a parlare è un militare, uno di quelli che poi erano in attività e che quindi hanno toccato con mano quel periodo in cui l'aeronautica con il Project Blue Book fece controlli a sprombattuto su tutti gli avvistamenti dal 1951 al 1969. Tenete conto che l'aeronautica è iniziato nel 1947 a indagare il fenomeno UFO, anche perché i primi aerei militari sperimentali americani si ritrovarono diverse volte in volo questi oggetti. Pertanto istituì questo gruppo, questa importante commissione di studio, della quale fece anche parte il professor Heim. Ebbene, furono analizzati, giusto per ricordare che cosa era, più di 12.600 casi, ben 701 non risultarono spiegati, dico ben perché non è un piccolo numero, seppur solo poco più, 6-7% diciamo dell'intero ammontare dei casi. Il Project Blue Book inoltre aveva uno scopo, questo bisogna ricordarlo, che era quello di verificare che non ci fosse nessun pericolo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Questo era il primo obiettivo. Ovviamente in seconda istanza il Project Blue Book si occupò di catalogare i casi da un punto di vista scientifico e quindi arrivò a quei risultati. Nel 69 poi diciamo chiuse l'attività, proprio perché tra il 66 e il 68 ci fu anche il rapporto della Commissione Common dell'Università del Colorado, dove questo fisico nucleare ovviamente mise un verdetto abbastanza diciamo negativo nei confronti degli UFO, considerando che non c'era nessuna rilevanza scientifica dopo aver esaminato molti casi sul fenomeno. Io vorrei fare però qualche considerazione, no? Diciamo che oggi come oggi noi ci troviamo di fronte a una mole di casi che è immane, immensa, dal 47 a oggi.
È evidente, e questo lo dico diciamo per poter anche far percepire la sensazione che abbiamo noi, quelli che cioè affrontiamo questo argomento forse in maniera diretta, un po' più diretta, quindi andando dai testimoni, andando a rilevare, a fare indagini. Ebbene, facendo questo ci si può veramente rendere conto di quale tipo di fenomeno abbiamo di fronte. Diciamo, chi non si muove, mi riferisco ovviamente all'entourage scientifico che parla di questo argomento, ma non sa assolutamente nulla, perché io sfido un solo scienziato, quello del nostro, chiamiamolo, paese, appunto, aver fatto delle indagini in campo su questo fenomeno. Nessuno. E magari, dicendo che questo fenomeno non è credibile, che non è reale, anzi vanno a ricercare la vita extraterrestre lontano da noi, come se qui non ci fosse nulla, magari un giorno, quando ci sarà questo, chiamiamolo fatidico, contatto, avranno anche la faccia tosta di dire che loro dicevano che non c'era nulla prima e che questi esseri sono arrivati proprio nel giorno di quel contatto. Sarebbero capaci anche di arrivare a dire questo, forse, per difendersi. Arriveranno a dire che l'avevano detto. Ecco, addirittura, potrebbero anche arrivare a dire questo. Bisogna prendere però coscienza di una cosa. La nostra civiltà, in fondo, come si diceva prima con il gruppo Gauss, ha fatto un'ottima esposizione al riguardo, a che punto è? È veramente pronta appunto per il contatto? Perché è vero ed è chiaro che non saremo mai noi a decidere. Però se vogliamo vedere un po' qual è il livello di tecnologia raggiunto dalla nostra evoluzione scientifica, dal nostro pianeta, andiamo a vedere come ci muoviamo e poi riusciamo a capire dove siamo. Se ci pensate, i nostri mezzi di locomozione, una piccola considerazione che faccio, si muovono ancora sulle ruote, e le ruote sono state scoperte da buon mattino. Quindi pensate, ancora ci muoviamo su dei mezzi che praticamente utilizzano uno strumento primitivo. E questo la dice tutta sul fatto, sul livello raggiunto dalla nostra tecnologia. Ritengo anche che il salto di qualità riusciremo a farlo quando si riuscirà a scoprire, si riuscirà a relazionare il campo gravitazionale con il campo elettromagnetico, la cosiddetta teoria delle forze modificate. E questo sarà forse il salto di qualità, quello che ci permetterà di cambiare probabilmente questa tecnologia che ancora vive una fase, chiamiamola così, primordiale. E un'altra considerazione sull'argomento, e poi concludo, e cioè quale interlocutore sulla Terra, no? Giustamente è stata prima fatta una carrellata molto, molto efficace, molto approfondita. Io sinceramente faccio fatica a vedere qualcuno, per me non c'è nessuno. Onestamente non riesco anche a vedere qualcuno che abbia le caratteristiche, ma come si diceva prima, fondamentalmente perché comunque tutti noi, tutti, nessuno escluso, siamo egoisti, egocentrici, individualisti. Quindi io non riesco davvero a vedere qualcuno esistente sulla faccia della Terra che sia in grado di svolgere un compito del genere. Forse il contatto non è avvenuto proprio perché ancora non c'è nessuno in grado di poter svolgere questo ruolo. Però una cosa è sicura: se un domani avverrà, non saremo noi a scegliere chi sarà, saranno loro. Grazie. 10 minuti di